Grazie Matteo. La mia è una città bellissima, Trani, di una terra straordinaria, la Puglia. È una città in cui la disoccupazione è diventata cronica, devastante, uccide tutti i nuclei familiari, nessuno può sottrarsi a questa piaga. È una città in cui molti sono abituati a credere che la politica serva a fare dei favori, serva a raccomandare qualcuno e serva a raggiungere alcuni scopi. La mia città nel 1993 è stata sciolta per infiltrazione mafiosa. Io in quel periodo ero uno studente, ma già dall'epoca è maturata in me una seria voglia di riscatto, una seria convinzione che solo attraverso la partecipazione sana alle istituzioni democratiche di questo paese possa arrivare quel cambiamento, non soltanto di facce, di programmi o di nomi, ma un cambiamento culturale che purtroppo in alcune parti del paese è ancora poco sentito. Ed ecco perché il mio impegno politico. Io sono capogruppo del PD nella mia città e insieme agli amici del PD, insieme agli amici degli altri partiti della coalizione di centrosinistra, abbiamo deciso di fare le primarie come percorso di legittimazione popolare per l'individuazione di un candidato sindaco. A queste primarie non hanno partecipato tutti i partiti, perché alcuni partiti del centrosinistra hanno contrapposto a me, che ho 36 anni, un candidato di 73 anni. È bello che nelle loro affermazioni, nelle loro disquisizioni politiche, pongono il tema del rinnovamento, del cambiamento generazionale come centrale. Ora, noi le primarie le abbiamo fatte, questo candidato non ha voluto neanche parteciparvi alle primarie, purtroppo. Io le primarie le ho vinte con l'83%, con una partecipazione popolare mai vista per le primarie. Tenete presente che la Puglia è la terra, laboratorio politico delle primarie, quelle che dal 2005 hanno espresso Nichi Vendola presidente della regione e nel 2010 hanno riconfermato, sempre attraverso Nichi Vendola, una stagione politica nuova, diversa, di cambiamento che tutti noi, diciamo, continuiamo a ipotizzare e a coltivare. Ebbene, nella mia città è accaduto questo, ma comunque sia le primarie che io ho fatto il 16 ottobre e che ho vinto hanno insegnato una cosa fondamentale. Hanno insegnato che la gente ha veramente bisogno, necessità e voglia di partecipare ai processi che governano le proprie istituzioni, locali o centrali che siano. Sono venuti a votare tutti quegli elettori di centrosinistra a cui i loro dirigenti avevano detto non andate a votare, boicottiamo le primarie. Ebbene, tutta quella gente è venuta a votare, stando all'esito anche, probabilmente ha votato anche per me. Noi abbiamo bisogno di un patto generazionale forte, abbiamo bisogno di non essere ostacolati dalle generazioni, diciamo così, più adulte. Abbiamo bisogno che il Big Bang e i frammenti di Big Bang, dell'esplosione, di cambiamento, di novità che noi vogliamo portare, siano frammenti positivi che inculchino negli animi anche di chi la politica l'ha fatta in altri tempi, la volontà di aiutare le nuove generazioni, la volontà di comprendere che un cambiamento della politica avviene anche attraverso il cambiamento generazionale, ma avviene soprattutto attraverso quegli insegnamenti buoni che una parte di politica credo debba dare ai giovani e debba stimolare quotidianamente nella ricerca di un sistema di città, di organizzazione delle nostre città, province, regioni e Stato centrale, che pongano al centro dell'attenzione una prospettiva di durata, una prospettiva economica nuova, un taglio dei rami secchi della pubblica amministrazione e che quindi dia la possibilità a queste generazioni
di essere artefici del proprio futuro e di quello dei propri figli. Grazie.